plastica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Lifeline, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Adesso buonasera. Buonasera, buonasera. Siamo alla grandissima. No, vabbè, pensavo che vabbè. No, allora, innanzitutto partiamo con una voce un po' triste. Ciao Nino, ti sono mancato questa settimana. Marco, allora, dobbiamo iniziare con un momento triste. Ah, ok. Allora, dobbiamo essere seri, non doveva essere radio, non doveva essere radio cazzeggio stasera. No, no, essere radio indifferenti, però dobbiamo annunciare una cosa un po', triste. Un po' triste. Purtroppo oggi non c'è il nostro leader carismatico. C'è come... Sì. Sto scherzando, no. Chiaramente. Francesca non è per la violenza. Francesca non per niente, non è l'ansia. Francesca è uno studio carismatico, un po' come Dalai Lama, come è stato Gandhi per l'India e tutto. Francesca purtroppo oggi non c'è qui non con c'è. Noi. Non c'è. Perché ha avuto un piccolo problema, però lei si sta riprendendo, quindi dalla settimana prossima, o magari, non si sa, farà un'apparizione, forse dopo forse apparirà, dopo appare, ci ammazza. Apparirà, perché tipo avrà capito che la puntata sta degenerando e faremo cacare, forse apparirà, non lo sappiamo, però più importante di Francesca... Sì. È la puntata di oggi e anche l'ospite che abbiamo qui con noi stasera. Ospite. Abbiamo stasera direttamente da Napoli Giuseppe Gambardella. Buonasera. Ciao. Ciao, buonasera. Allora, io per non fare la Francesca della situazione che sta sempre col tablet in mano. Allora, domanda semplice, scontata. Allora, ok. No, lo diciamo dopo, no, perché ho visto già sto, lo sto solo prendendo perché allora, come nasce la tua passione per la musica e da dove è nato il progetto di Giuseppe Gambardella? Ma la mia passione per la musica nasce da bambino, perché mia madre ascoltava i Beatles e io ascoltavo insieme a lei i Beatles, Bon Jovi, Pink Floyd, i Dire Straits, ascoltavo tutta questa musica e mi è venuta la passione poi per il rock crescendo più avanti. E poi un giorno avevo 16 anni, ho deciso, no 17, ho deciso di comprare una chitarra perché volevo scrivere pezzi miei, no per imparare a suonare, perché volevo scrivere pezzi miei. Ci sta, ci sta. Poi c'è da dire che quanti anni sono che hai iniziato un po' a suonare, a portare avanti il progetto? Un progetto nato da poco. Questo del solista, sì, cioè relativamente da poco, saranno 2-3 anni. Saranno 2-3 anni. Prima ho cercato sempre di mettere insieme una band, sì. Per fare più pop rock, questo genere qui. Invece adesso mi sono dato più all'indie folk, che è un genere che più mi ci trovo meglio. Mi sento riesco più a mio agio. Sì, riesco il tuo messaggio. Riesco ad esprimere molto di più me stesso. Bene. Attraverso questo tipo di musica. Okay. Faccio un Francesca. Marco! No, quindi diciamo che questa non è stata la tua prima esperienza, però forse è la prima volta che ti sei appunto dedicato a pezzi tuoi e come appunto come nascono i tuoi pezzi e quali sono appunto le tue fonti di ispirazione, detto molto semplicemente. Ma le mie fonti di ispirazione, io parto da tre artisti che mi ispirano profondamente, che sono, il primo è stato Kurt Cobain, ah, ok. Il secondo Nick Drake e poi Elliott Smith. Ah, sì, sì, sì. Elliott Smith, sono i tre principali che mi ispirano molto di più degli altri, poi vabbè ci sono anche gli altri, però vabbè, questi sono i principali. Poi i miei pezzi come nascono? Non lo so, io... Non vorrei dire nascono per caso, però non sono il tipo che si mette seduto a tavolino e dice ok, adesso devo scrivere un pezzo. No, sono io che cazzeggio sulla chitarra e a un certo giusto. Punto mi rendo conto che sta venendo fuori qualcosa di interessante. E allora ci lavoro sopra, la registro, ci metto sul testo e così diciamo più o meno nascono le mie canzoni. E parti sempre da un'idea musicale o a certe volte parti di tu dal testo?
No, io, guarda, di solito compongo sempre prima la musica, Ah, ok. sempre prima la musica, anche se comunque negli anni passati ho scritto molto, quindi ho parecchi testi, parecchie cose scritte, però cerco di evitare di prendere roba vecchia. Scrivo al momento. Scrivo al momento, cerco di usare roba nuova. Allora, visto che come abbiamo parlato di testi, di musiche e comunque di pezzi scritti adesso da lui, è arrivato il primo momento di ascoltare già un singolo, un pezzo che ci ha portato Giuseppe. Però prima di dire questo, ricordiamo che chiunque ci può scrivere sulla pagina Radio Indifferenti, Radio Baiano, chiedo scusa, è anche Radio Indifferenti, e poi dopo il numero di WhatsApp che è 344 27 49 695. Se volete chiederci se Carlo è single, potete mandarci un messaggio al numero 344 27 49 695. Anche per il sondaggio, Anche per il non so se sondaggio è che, ancora aperto, immagino. vabbè, Non so sì. se la settimana scorsa. No, la settimana scorsa ci hanno risposto, Ah, ok. in radio, però poi dopo parleremo del sondaggio e di questo misterioso campanello che è apparso davanti a noi, che chi ci segue sa di cosa stiamo parlando. Però quest'oggi diciamo che non ha senso oggi. Però lo portami in memoria della mancanza, cioè del fatto In che. realtà c'è sempre un occhio che ci guarda. Sì, forse più di oggi, È tipo il quelli, grande fratello, più di insomma. oggi, quelli che subiremo questa cosa siamo proprio noi, Sì. visto che non abbiamo al nostro fianco. Quindi adesso facciamo scegliere a Giuseppe un pezzo da mandare, che abbiamo la nostra playlist. Vai nel nero dipinto di nero. Bene, allora ci ascoltiamo Giuseppe Gambardella con Nel nero dipinto di nero. Ci sentiamo tra poco.
Siamo ritornati. Francesca non ancora si è presentata, quindi... Il fantasma non c'è ancora. Non c'è ancora. Allora, a proposito di Francesca, sì, facciamo questo... è tradizione. È tradizione. Si deve fare. A Radio Indifferenti c'è questa tradizione. Ma possiamo chiamarla Radio Indifferenti in senso Francesca? Cioè, potremmo parlare anche Nino e Marco Show. Cioè, la mia domanda è questa. Come Jimmy Fallon. Allora, perché mettiamo questo campanello? Stasera è un po' diverso dalle altre volte. Che di solito c'è Francesca, che è l'ansia. Francesca in realtà si può dire pari del bambino che ha scritto petaloso ed è diventato tipo termine grazie all'Accademia della Crusca. Francesca può diventare diciamo l'immagine, la manifestazione fatta in persona dell'ansia. È capace di mettere un'ansia assurda in qualsiasi momento, anche a qualsiasi persona. Noi, io col tempo, quando stavo da solo, più o meno riuscivo a gestire la cosa. Col tempo è sfociata nelle domande assurde che faceva agli ospiti. Stasera, quindi, sei tranquillo, non succederà niente di strano. E l'unico momento, cioè, l'unico modo per salvare gli ospiti era questo campanello. Quindi, in qualsiasi momento d'ansia, di calore o di qualsiasi altro mancamento, basta che tu fai questo semplice gesto, che adesso io mostrerò a tutti, anche se voi non potete... Certo. È questo... È il cosiddetto checkpoint oppure punto di salvataggio da Francesca, che questa sera non c'è. Stasera non c'è nemmeno la regola del vedere le mie orecchie se si vendono viola, perché siamo larghi. Siamo incredibilmente larghi. Larghi, si respira e non fa caldo, quindi... col freddo che fa, tra l'altro. Dovete sapere che noi, il nostro box in realtà è situato un po' come la stanza del tempo dello spirito, sì, in Dragon Ball. Sì, cioè, ovviamente sì, è presente in Sharm el Sheikh, stiamo. Ah, ma quindi ti stai collegando già, però... Collegandomi ad un'altra stronzata che dico spesso, che te sapete che io dico solo stronzate, grazie al nostro amico Fabio Giobbe, io lo ringrazio ogni volta perché questa è una domanda nata da lui, durante un suo live, che è successo? Che delle persone in prima fila, in modo molto educato, visto che si sa, in prima fila non si ascolta la musica, no, ma si disturba chi suona, hanno detto: ma tu a Sharm quanti costumi ti porti? Da quel momento noi abbiamo lanciato un sondaggio al quale non ci ha risposto nessuno. La speranza è l'ultima. Sì, a parte Jerry Spina e Rudy Mertens che ci ascoltano sempre. Noi chiediamo all'ospite o ai radioascoltatori quanti costumi vi portereste a Sharm. Quindi, se vuoi ci puoi anche rispondere. Rispondi a questa cazzata, Giuseppe, vuoi fare? Ma guarda, non sono interessato ad andare da nessuna parte in questo momento, quindi non ti so dire. È comunque una risposta. Siamo contenti lo stesso. Tornando seri, ricollegandoci anche a questa domanda, volevo chiederti com'è il tuo rapporto col pubblico e cosa ne pensi, visto che per esperienza personale, venerdì siamo stati allo SMAV durante l'evento con i Malmo, con Benice, sì, Poppo, sì, sì, e i Blindur. Cosa è successo? Che, ahimè, come al solito, c'erano persone che non erano lì per ascoltare musica, ma per parlare di Maria De Filippi o del Juventus che stava giocando contro il Sassuolo. Quindi io mi chiedo, cosa ne pensi di queste persone e qual è il tuo rapporto col pubblico durante i live? Ma guarda, io sono stato a Londra a degli open mic e anche se l'artista che saliva sul palco faceva schifo, la gente rimaneva in silenzio e applaudiva, cioè, con rispetto. Forse alle volte manca un po' quella, non voglio dire che tutti gli italiani sono così, però manca un po' la cultura dell'ascolto. Oh, per l'amor di Dio, succederà anche negli altri paesi, non dico che succede solo in Italia, però noi abbiamo un po' un problema. Vanno a cazzeggiare le persone, non vanno lì per, vanno per incontrare altri amici, per parlare. Quando, cioè, l'artista, cioè nel senso che il cantautore, l'artista, il gruppo comunque ha provato, ci ha speso tempo, allora quello è il live, è il risultato finale, no? Per portare la musica agli altri e quindi magari un minimo di rispetto per l'artista che comunque ha perso tanto tempo, ha preso alle prove e tutto, al componimento del pezzo e tutto, comunque
ci manca un po' questa cultura, però non è sempre così, non voglio dire che è sempre così, alle volte si va in dei posti e le persone sono... c'è sempre l'eccezione, però... Detto mo, io vi parlo comunque di un'esperienza fatta ultimamente. No, ma anche per quanto riguarda di tutto quello che ci hanno raccontato, insomma, di gruppi che sono di qua, di tutte le varie province, alla fine è un problema comune, un po' di tutti. Sì, cioè, dobbiamo dire che noi, secondo me, non dobbiamo dire che è limitato solo alla Campania. Però secondo me anche un po' quello. Cioè, sì. Anche un po' da noi c'è cioè un po' sta cosa che sti cazzi della musica live, esatto. Secondo me. Senti, ti volevo chiedere, hai detto che quindi hai suonato, diciamo, in open mic a Londra, con le tue canzoni, quindi... Non ho suonato, ho assistito, ho capito male, allora, scusa. Cioè, ci è arrivata una domanda, la nostra prima domanda, cioè, senza Francesca ci è arrivata una domanda, allora... Oh, però sembra quasi seria, Sei una persona seria. Secondo me è Francesca che ci disturba. Cioè, la domanda che noi dobbiamo porre agli ascoltatori è... Il problema siamo io e Marco o quando c'è Francesca? Non lo so, me la farei questa domanda. Prima o poi Francesca secondo me apparirà e ci picchierà. Comunque non facciamo aspettare troppo con lei che ci ha mandato un messaggio. Nel nero dipinto di nero, canzone meravigliosa scritta da un grande artista, un saluto da Lady e un forte abbraccio. È una mia amica. Tornando al messaggio... Chiediamo un po', parliamo un po' della canzone, del testo, di come... Del pezzo, penso sia stata una citazione anche nel Blu dipinto di blu o no? Sì, fa il verso a quella, è una provocazione, verso a quella canzone. E vuoi parlarci un po' di come è nato questo pezzo, cosa ti ha ispirato, cosa ti ha fatto insomma scattare la scintilla per metterlo giù? Ma io mi ricordo che ascoltavo Nirvana quando ho composto questo pezzo. C'è un pezzo in particolare di Nirvana che t'ha stuzzicato un po'. Non mi ricordo che pezzo stessi ascoltando, però mi ricordo che erano in Nirvana o i Foo Fighters, non mi ricordo. Comunque, no, probabilmente era una versione acustica di una canzone di Dave Grohl. Non mi ricordo, comunque ascoltando Dave Grohl mi è venuta l'ispirazione per questi accordi, poi il testo è venuto di conseguenza dopo, l'avevo già scritto prima, però andavo a perfezione con la musica e il contesto, diciamo, il contesto musicale. Senti, potrebbe essere la canzone Marigold di Nirvana, che l'hai cantata di Dave Grohl, forse quella. Sì. Infatti, sì. Ho trovato molto, hai detto prima, ha citato Elliot Smith, che è un artista che non conoscono moltissimi, cioè nel senso è rimasto sempre un po' lì nell'angolo, però invece è un grandissimo cantautore e ti ho rivisto in certi versi proprio a livello di atmosfere in questo pezzo. Penso che insomma se tra le tue ispirazioni hai preso anche spunto un po' da lui. Sì, tra l'altro mi sono fatto anche un viaggio in treno perché ho comprato la stessa chitarra che usava lui. Wow, fantastico! Sì, è uno degli artisti da cui traggo maggiore ispirazione, Elliot Smith. Allora, io faccio una delle domande che di solito Francesca usa per mettere in crisi i gruppi. Allora, visto che tu sei da solo oggi. Sì, sei da solo. Ma di solito suoni con qualcuno o sempre da solo? Qualche volta suono con qualcuno, però ultimamente sto cercando di fare tutto da solo. Ah, ok. Quindi semplicemente voce e chitarra. Sì. Ok. Adesso di solito Francesca no, va, non ti preoccupare, non ti picchi. Non c'è Francesca. No, allora, io rubo la domanda a Francesca, che di solito lei pone. Ci sono dei pregi e dei difetti in Giuseppe Gambardella? In senso artistico oppure personale? Artistico, che umano. Magari umano, che magari vanno ad influire anche un po' nel lato artistico. Ma pregi posso dire che mi riconosco di avere molta fantasia, questo sì. E difetti che sono molto ansioso, sono una persona molto ansiosa. Noi per questo per te abbiamo il campanello, che è il metro di giudizio anche mio. Sì, sì. Io non lo sono perché non ho paura di Francesca, lo sa che se io... Posso darvi una rivoluzione e poi i video non li facciamo più. Allora, visto che comunque
Un'altra domanda, poi dopo facciamo una pausa e ci proviamo per il primo live. Sì, 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 sì. Un'ultima domanda, visto che abbiamo parlato tanto dei tuoi ascolti, di Nirvana, Foo Fighters, e anche tutto ciò che comuniamo è legato anche sia di genere ma anche come pensiero, possiamo dire. Mm-hmm. Volevo chiederti se c'è ultimamente un pezzo o un album che ti ha che ti sta dando più tempo nell'ascolto, magari ti sta togliendo qualche pensiero che sta togliendo. Ma un album però non è recente. No, no, beh, non deve essere forza recente. Di c'è un album che stai ascoltando tu ultimamente? Un pezzo. Sto ascoltando From the Basement to the Hill di Elliot Smith. Sì, 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 sì. Quello con la copertina che lui sta seduto sulle scaline. Sì, 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 sì. È un album postumo, stava lavorando lui a quell'album prima di morire. Allora, noi adesso ci prendiamo una pausa. Sì, facciamo, mettiamo in onda due pezzi e poi torniamo con un pezzo live di Giuseppe. Quindi ci andiamo ad ascoltare Dormi ancora e Dormi amore. Dormi amore, scusami. E poi ascolteremo poi... Perso qualcosa. Ok, a tra poco. Sempre qui su Indifferenti, su www.radiobaiano.it. So che puoi sentire, ascoltami. Parlami quando ti sveglierai, andremo via da qui, non lo ricorderai. Yes.
solo colpa mia. Dormi, dormi, dormi. Siamo ritornati dopo due pezzi. Siamo ritornati. Già ci sentiva, caro Marco. Scusa. La musica stava sfumando. Stavo usando le ultime note della canzone per introdurre questo momento. Allora, cosa c'è da dire? Abbiamo ascoltato due pezzi che, ripeto, abbiamo ascoltato Dormi amore e Ho perso qualcosa. Vi ricordiamo che in qualsiasi momento potete mandarci un messaggio al numero 344 27 49 695 e se non l'avete ancora fatto, sintonizzati su www.radiobaiano.it. Potete scriverci su Facebook, sulla pagina di Radio Baiano. Noi comunque siamo qui. Potete dirci quanti fare domande. Sì, Francesca, se ci stai ascoltando, puoi anche scriverci qualcosa. Puoi farci delle domande sui pezzi che abbiamo appena ascoltato e anche sul pezzo che stiamo per ascoltare qui live. In questo momento, now in this moment, siamo anche internazionali. Questo per farvi capire. Che posso anche tradurre io stasera. Proprio volo a volo. Quindi adesso ascoltiamo un pezzo live di Giuseppe, poi torniamo e domandiamo un bel po' di cose. E intanto mentre intanto metto... sì, vediamo a Giuseppe quale pezzo ci farà ascoltare. Il titolo? Sì. E il titolo è divertente perché si chiama Odio ogni cosa. E questo pezzo ancora non l'hai registrato? No, è nuovo. Ah, ok, quindi esclusiva, diciamo. Esclusiva, qualche giorno fa. Ah, proprio freschissimo. Ok, quando lui è pronto. Io sono pronto. Quando vuoi. Ok.
cosa fare, non ti ho chiesto di parlare, fai finta di capire, nessuno ad ascoltare. Contro cosa? Contro chi? Ma non lo so precisamente, sono dei momenti, non è che sono un tipo che odia 24 ore su 24, è stato un momento di... e ho scritto questo pezzo, è il racconto di un'emozione, di una sensazione in un dato momento. Bene, bene. Io rendo felice Francesca dicendo un po' come fece Morgan con i Blu Vertigo, con Io Odio, anche Giuseppe Gambardella, che comunque ha espresso il suo odio verso cose che secondo me dovremmo odiare un po' di più e amare di meno. Amiamo un po' troppo oggigiorno, secondo me. Sì. Sì, troppi, abbiamo troppo facilmente troppi cuori. Questo sento tutte le donne che mi hanno spezzato il cuore. No. Che ogni, tu che mi stai ascoltando, che ogni giorno mi spezzi il cuore. Scrivi al numero. No, vabbè, scherzavo. Io ti chiedo invece, andando un po' fuori tematica, dai, cosa hai portato delle tue vecchie esperienze di gruppo, se ci sono state, nel progetto che hai presentato qui oggi, nei tuoi pezzi, anche nello scrivere, cioè un po' se c'è stato qualcosa che ha influenzato questo passaggio, il mio percorso precedente? Sì, se c'è qualcosa, cosa hai portato e cosa hai deciso di mettere da parte. Allora, ho portato sicuramente il modo di scrivere i testi, è cambiato il modo di scrivere la musica è completamente diversa, molto più per un contesto acustico, ma perché ho cambiato proprio ascoltavo molti gruppi punk rock, rock alternative, indie. Invece negli anni successivi ho cominciato ad ascoltare molto di più folk, indie folk, questo genere qua, e mi sentivo meglio a suonare questa, mi sentivo più me stesso a suonare questo genere di musica.
c'è stato nel percorso che è appena iniziato, che è iniziato da 2-3 anni, c'è qualcuno che ti ha aiutato, qualche altro artista, qualche altro gruppo che ti ha aiutato comunque nello sviluppare magari l'idea, che prima quello che era idea, che adesso invece è un progetto che sta andando avanti? Sinceramente no. Nessuno ti ha aiutato? No, tutto tu. Bene, bene. Do it yourself, tornando alla lingua internazionale. Ah sì, non facciamo, c'è anche una nota marca, mi sembra, che usava do it yourself. Non facciamo pubblicità perché non ci pagano, però quindi, se qualcuno vuole noi comunque fondi, se volete darci qualche soldino, anche un bagno volendo. Sì, perché Radio Baiano purtroppo, ahimè, non ha un bagno, è una cosa brutta da dire, ma noi ci lotteremo, la lotta è dura, non ci fa paura, per avere un bagno. Marco, hai un'altra domanda? Sì, o volevo chiedere a Giuseppe, che appunto volevo chiedere, visto che i tuoi ascolti sono molto aggressivi rispetto alla musica che fai, nel senso che hai detto prima Nirvana, Foo Fighters, gente proprio tra virgolette cattiva, capito? Invece tu sembra che sei uno molto calmo pure nei pezzi che fai. Sì, perché non hai ascoltato i pezzi che facevo 10 anni fa, però no, vabbè, è una dimensione che mi appartiene molto di più. Non mi sento molto più a mio agio, compongo meglio, si addice molto di più a me, cioè, ma perlomeno per quello che provo io, non lo so. Sì, sì, giusto così. E senti, qual è stata, diciamo, l'esperienza più bella fatta fino adesso a livello di live? A livello, o quella peggiore, non lo so, anche se è sempre brutto dire quella peggiore, quella migliore. Inizio dalla peggiore. La peggiore è stato un contest che feci 10 anni fa, e ero imbarazzatissimo perché non avevo mai suonato dal vivo. È stato bruttissimo perché iniziai a cantare e non mi usciva la voce, cioè nel senso che non riuscivo a respirare bene, quindi fu infernale riuscire a fare quei 3 pezzi, fu un inferno. Invece l'esperienza più bella è stata in un'associazione culturale di cui non ricordo il nome, che però fu molto bella perché le persone lì erano una ventina di persone, 20 persone, 25 persone, non mi ricordo. Però è stato molto bello perché era totalmente in acustico, senza amplificazione, senza niente, e le persone erano molto, molto coinvolte, stavano in silenzio, ascoltavano, mi chiedevano le cose. È stata una bella esperienza proprio. Bene. Collegandoci a questa domanda, sì, di solito noi chiediamo, anche se c'è stato un episodio, diciamo, abbastanza particolare a livelli che possiamo raggiungere del mistico e del mitologico, dove sacro e profano si incontrano, perché di solito ai live succede un po' di tutto, gente che sta sul palco, Fabio tra l'altro, cioè, sai, gente che anziché ascoltare parla di cosa si porta a Sharm, oppure gente che sale e fa Fabio sono a sto pezzo con te, ti dà la chitarra da mano e inizia a suonare lui. Cioè, ti è mai capitato un episodio che ha raggiunto questi limiti biblici? No, mi è capitato che stavo suonando e finito il pezzo e si è alzato questo tizio abbastanza ubriaco e mi ha detto: Joseph, i tuoi pezzi sono belli, però i testi non ci siamo proprio, queste canzoni d'amore, sempre canzoni d'amore, lascia stare alle femmine, cioè. Bellissima. E poi tra l'altro avrò scritto sì e no mezzo pezzo d'amore tra tutti i miei pezzi, non ho mai scritto un pezzo d'amore. Bene, bene, bene. Allora, noi facciamo una cosa, torniamo, facciamo una piccola pausa, facciamo. Ascoltiamo Nei miei sogni, così poi dopo torniamo con qualche domanda. Fatto live, continuiamo un po'. Vi ricordo che sono le 20:55 e Francesca non è ancora tra noi. Ma c'è. Noi sentiamo la sua presenza. Thank you.
vagava, cercava la strada di casa, parlava con noi, ascoltava senza capire, diceva in silenzio c'è tanto rumore. Dammi la mano, dammi la mano, è troppo lontano. Dammi la mano, dammi la mano. Eccoci. Siamo tornati sempre qui. Siamo tornati. www.radiobrano.it a Radio Indifferenti. O Indifferenti. Oppure Radio Marco e Nino. Francesca non c'è oggi. Bello. Un po' lungo come nome, però penso che a breve creeremo il nostro nome come duo senza Francesca. Come i Pooh si sono sciolti. Cioè, si sciol- Riccardo Fogli. Poi Francesca è il nostro Riccardo Fogli, che mi oggi è lasciato, ma tornerà suonando l'acustica, non, però non è nel pezzo, non senti l'acustica, sebbene se hai visto il video. No, non l'ho visto. Io ho capito, sono come Paolo Bitta, che non c'è nessun Riccardo, Riccardo Fogli, Fogli, cioè piccola parentesi in questa riunione di Pooh. Bellissimo il video, l'ho già dissi una puntata, bellissimo video di presentazione di Pooh, dove Riccardo Fogli entra in un silenzio, con la chitarra acustica, però nel pezzo non c'è la chitarra acustica. Sì, sì, sì. Lui la suona nel video, però non c'è. Però nel pezzo non c'è la chitarra acustica, quindi io mi chiedo, ma tu grandissimo regista, come l'hai pensata questa cosa? Cioè, che genio ma del male sei? Riccardo Fogli Pooh, stranamente, ed è l'unico invecchiato di Pooh, non so se avete notato. L'unico con i capelli bianchi. No, più che altro è l'unico che non si tinge i capelli. Però vabbè, chiudiamo questo. Che non ho capito. L'unico che non si tinge i capelli. No, là loro stanno nella camera criogenica come Michael Jackson. Bastardo. Poi chiudendo questa parentesi, torniamo. Torniamo seri. Giuseppe. Allora, io gli volevo chiedere. Non mi ricordo. Volevi chiederti, che non so. No. Cosa parlano i miei sogni? Cosa no, boh, parte il testo. Parliamo un po' del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Sì, sì. Testo, come nasce. E poi volevo dirti un attimo una cosa, ecco, mi sono ricordato. La scelta dei titoli nei tuoi brani. La scelta dei titoli, tu come la vivi? Visto che comunque a volte il titolo ha comunque quella funzione di... Non deve spiegare tutta la canzone, ma dovrebbe coinvolgerti anche un po', tirare all'interno del testo, darti una curiosità comunque di leggerti il testo, perché molte persone siamo purtroppo legati solo ad ascoltare la melodia, però dimentichiamo le parole del testo. Quindi volevo chiederti anche questo. Ma è cruciale la scelta del titolo, perché a parte che mi angoscia, perché decido il titolo sempre per ultimo, cioè cerco di
a volte scelgo una frase della canzone, a volte qualcosa che mi attira, oppure che posso pensare che possa richiamare il nocciolo della questione della canzone. Non lo so, è comunque cruciale come decisione. È molto importante. Bene, bene. Per quanto riguarda invece la canzone che abbiamo appena ascoltato, ci parli un po' del testo, anche della storia che racconta la canzone. Sì, se devo essere sincero non me lo ricordo bene. Però più diciamo che parla di il tema principale della canzone, che parla di alienazione, di una persona che si sente alienata dal resto del mondo, diversa. Questo è il tema principale della canzone. C'è un'ultima domanda prima di ascoltare un altro pezzo, sì. Cioè meglio un pezzo live. Volevo chiederti se nel tuo progetto, meglio nei brani che abbiamo ascoltato, c'è un filo conduttore tra i brani, se c'è una parola chiave che può collegare tutti questi brani che tu magari hai seguito all'interno del tuo progetto. C'è una parola, l'oscurità. Sì, infatti, è vero, ci sta, pensandoci, ci sta. Sì, ci sta la grande. Ci è piaciuta questa, ci è piaciuta. Adesso quindi, vabbè, io ripiglio la reflex. Io faccio un'altra domanda. Scendo nel caso sotterraneo della radio. Volevo chiedere a Giuseppe, sempre tornando un po' al discorso di prima, com'è secondo te la scena musicale a livello di live in Campania? O magari tu conosci meglio quella di Napoli, essendo di Napoli, perché noi... qua appunto avendo gruppi che vengono dal Casertano, Avellinese, la provincia di Napoli, conosciamo ogni volta una realtà diversa. Tu cosa ne pensi di com'è la scena live magari da te o in generale qua in Campania? C'è difficoltà ad andare a suonare? Ma io ultimamente, l'ultima serata l'ho fatta l'anno scorso, cioè non faccio molte serate perché... non lo so, non mi sento a mio agio con i proprietari, cioè a volte sembra che ti facciano un piacere a farti suonare, non lo so, mi sono un po' demoralizzato. Poi ho passato, comunque ho avuto dei problemi personali, quindi negli ultimi anni non ho fatto molti live, quindi... non lo so, io l'ultimo live che sono andato a vedere è delle Coma Berenices. Ah sì. Salutiamo le Coma che questa sera, ricordiamo, non dimentichiamo questo evento, questa sera presenteranno le loro EP che si chiama The Light, al, non mi ricordo il locale, sto andando a vedere su internet, a Stellar Theory, a Napoli. Quindi noi l'abbiamo ascoltata, abbiamo avuto qui ospiti, abbiamo andato ad ascoltarle allo SMAV. Stasera vi invitiamo quindi ad andare ad ascoltare comunque le Coma Berenices, che è un bel progetto. E vi ricordo una cosa, che comunque se andate ad ascoltare le Coma Berenices non fate casino, perché il progetto non è un progetto cacciarone, è una musica strumentale, quindi c'è bisogno di tanto ascolto, tanta serietà, quindi preparatevi, no, nel senso, abbiate un po' di educazione nell'ascoltare comunque la ci musica. Ci colleghiamo sempre al discorso di prima, diciamo. Quindi, tornando a Giuseppe. Dicevi che quindi l'ultimo live che hai visto appunto era delle Coma Berenices. Sì, sì. Che Daniela qualche volta suona insieme a me. Ah, sorpresona. Io lo sapevo, la stavo tenendo un po'. Ah, lo sapevi? È la domanda che me la tenevo un po' più. E dai, falla sto. No, no, vabbè, comunque. Sbagliato l'arcano. Abbiamo sbagliato l'arcano, lo parlavo del dopo di Coma Berenices e chiedevo anche di. E lei non ti dice di andare a suonare un po' di più in giro? Ah sì, me lo dice, però ultimamente è molto impegnata con il suo progetto, quindi ci stiamo vedendo poco per suonare. Abbiamo provato molto poco, non ci vediamo da molto tempo, quindi diciamo che si è dedicata molto di più al suo progetto, giustamente. Certo. Va bene, quindi noi adesso ci troviamo un altro tuo pezzo live, cosa ci fai ascoltare? Il pezzo... non mi ricordo come si chiama. Ah, proprio perché questo. È nuovissimo. Anche questo è nuovissimo, due inediti mai...
mai sentiti prima. Ah, si chiama Pillole della felicità. Ah, ok. Vado voi. Lei dice no, e stare in piedi mi ucciderà. Chiederò aiuto, mi aiuterà. E prenderò anche di Foo Fighters, un po' di Everlong, sì, un po' il Dave Grohl cucciolo acustico. ci sta. E, senti Giuseppe, quanto ci metti di personale nelle tue canzoni? Nel senso, immagino che ogni cosa che scrivi è sì in parte sicuramente una cosa personale, parte, da quello che abbiamo ascoltato, ma anche c'è molta anche descrizione comunque. Sì. Quindi metti personale. Sempre qualcosa di tuo, o magari cerchi, metti anche altre storie, magari senti in giro, vedi in giro, romanzi tu? Sì, non sempre parlo di me in prima persona personalmente, cioè parlo pure di altre cose che vedo, che percepisco, che sento. Diciamo che facciamo 50 e 50. Beh, ragazzi. È arrivato. Allora, io vorrei fare una cosa simbolica per tutti e tre.
se ce la facciamo, stato premuto oggi, se ce... perché non ce la facciamo? Se ce la facciamo tutti e tre, un po' la Power Rangers, premiamo con te tutti i bottone, perché ragazzi sta per fare, non lo sappiamo, caramba, no no. Cioè, se andiamo da... è un po'... no. Io non so più cosa dire, sono emozionato, un po'... Io dico soltanto così. Vai, Nino, vai. Vai con me. Ragazzi, il doppio click non è mai successo. Cioè, manco come quando Mike Buongiorno con la signora mi è caduto su luce. Cioè, siamo a quei livelli là, stiamo. Clamorosa Cipari. Clamorosa Radio Baiano. Io direi di mandare un altro pezzo. Yes. Così torniamo per l'ultima parte del programma, visto ultime information. Esatto. Allora, noi ci ascoltiamo... un attimo, yes. C'è giusto un attimo, un attimo, no? Vedo, un attimo però dura un po' di più, però vabbè, meglio, un po' di pausa, meglio, perché così la chitarra, così ci rilassiamo un attimo, sì, facciamo un attimo, un altro, basta, Marco, torna alla serietà, se sei fino ad ora, ok, quindi facciamo questa piccola pausa, ascoltiamo un altro pezzo di Giuseppe, ci ascoltiamo così. Un attimo di Giuseppe Gambardella, ci sentiamo tra poco, sempre qui ad Indifferenti, su www.radiobaiano.it. Un attimo, l'ho provato anch'io, un attimo, l'ho sentito anch'io, un attimo di serenità, un attimo. E vola via, che scappa via. Un attimo per respirare anch'io. Un attimo, solo un attimo. Eccoci di nuovo per questa ultima parte di questa puntata di Nino e Marco. No, scherzo. No, di... allora, se nelle nostre voci sentirete un po' di pressione, un po' di tensione, è perché quello che inizio puntata avevamo predetto, un po' come Nostradamus sui tempi moderni, si è avverato. Cioè, quella persona che non diremo il suo nome è qui tra noi, anche se non è nel box. E c'è Sefa fuori, ma in realtà c'è con uno sguardo un po' sensuale, un po' cattivo, non so, quella sigaretta mi ricorda un po' Sharon Stone in Basic Instinct, e ti ho fatto un complimento, quindi dopo dammi 10 euro, che ci osserva di dall'altro lato del vetro, questo vetro purtroppo non è antiproiettile, non è nemmeno antifrancesca. Siamo tornati per l'ultima parte, yes, della puntata. Allora, dopo che abbiamo ascoltato un attimo... Dopo un attimo, no. basta le battute. Io andiamo verso le ultime domande. Allora, il tuo progetto è tutto racchiuso all'interno di un EP, di un futuro CD. Non ti avevo parlato di c'è un progetto futuro, cioè, o meglio, in cosa si svilupperà? Veramente ho realizzato un EP l'anno scorso con Apogeo Records. Ah.
con Apogeo Records, sono quattro pezzi e si chiama infatti Nel Nero Dipinto di Nero. E ho realizzato questo EP con questa etichetta discografica, anche se comunque stavo pensando di, non lo so, forse a breve di autoprodurmi un altro EP. Ah, ok. Di autoprodurmi un altro EP. Sempre perché diciamo sono sempre pezzi acustici, però ho cambiato il modo di scrivere, quindi vorrei dare una nuova dimensione a quello che faccio e lo vorrei racchiudere in un EP per far segnare il cambiamento, diciamo, rispetto all'EP Del Nero Dipinto di Nero. Bene. E poi c'è la possibilità, o meglio, hai intenzione di portare questo EP in giro per cioè locali, bar, pub? Ci sono date future che hai già magari stabilito? No, al momento non ci sono date, non lo so. Per quanto riguarda le serate, io mi sono riattivato da molto poco, quindi credo che per l'estate comincerò a suonare di nuovo, perché ho detto prima, ho avuto dei problemi personali, quindi non ho lasciato un po' perdere il live. Ultima domanda per chiusura all'interno, cioè penultima, che proprio sì, ricordiamo se appunto sei social e tutto il resto. Era la brutta domanda questa. La falla tu, perché poi tengo la domanda bonus che ho appena ricordato ora in questo momento, che deve chiudere. Insomma, dove chi vuole ascoltarti, dove può trovarti, su quali piattaforme? Oh, mi trova su YouTube Giuseppe Gambardella, e su Facebook sempre ho la pagina Giuseppe Gambardella, e su SoundCloud sempre Giuseppe Gambardella. Perfetto. Poi ultima domanda, con questa chiudiamo. Siamo stati bravi o meglio, si è sentita la mancanza di Francesca che mette ansia? Ti abbiamo messo ansia? Potrebbe essere è stato molto, molto tranquillo e divertente. Quindi lanciamo il nuovo sondaggio. Potete scriverci al numero 344 27 49 695. Lo faccio anche in modo sensuale: 344 27 49 695. Il nuovo sondaggio è meglio che Francesca dalla settimana prossima sta a casa? O volete che io e Marco stiamo a casa? O volete uno spin-off solo con Nino e Marco? Vi ricordiamo che la replica, o meglio, andrà domani in onda. A che ora, Marco? Alle 11 di mattina. Bravo, Marco. Però Francesca, nonostante non c'è stata qui stasera, però lo farà quando va a casa, metterà il podcast di questa puntata su YouTube già da domani mattina. Io invece, in questi, cioè tra stanotte, massimo domani, uscirà. Sì, non vado a dormire, vado nella cava dove stanno gli afghani, in Afghanistan, che là hanno un'ottima connessione. Caricherò i video live della serata. E vi ricordo che la settimana prossima avremo qui con noi Beltrami. Yes. Quindi, ve lo ricordo di nuovo, questa sera le nostre amiche come Berenices, a Stella Artiori, presenteranno il loro EP The Light. Quindi, se state in giro, che cosa c'è? Cosa indica? Noi non possiamo andare a questa fantastica sera. Vabbè, ma lo so, perché abbiamo un altro appuntamento stasera. Perché noi verso le 10, ore 22, andremo a Nola. Intervisteremo un artista che, ahimè, io non ricordo il nome. Bega, Franco. Dai. Francesca, vieni ad aiutarci, perché no, eccola qui. Meno male che ho il mio iPad davanti. Non è un iPad, ma va bene così. Andremo a intervistare Sara Callier, quando dice belga, bravissima. Sto leggendo il post, lo devi sapere. Grazie. Tutto quello che è stato distrutto nel giro di 2 minuti. No, allora ragazzi, questa sera dovete sapere che alle ore 22 si esibirà al Bar Teatro Zero, XS48, sarebbe Salumeria se non mi sbaglio, a Nola. Si esibirà Sara Callier, che è una cantatrice belgo, quindi una musica un po' francofona, andiamo ad ascoltare. Ci hanno invitato i nostri amici cattivi o aiuni. Noi andremo là, faremo un'intervista, resteremo un po' per il live, quindi saremo un po' in giro. Quindi noi chiudiamo di nuovo, ricordiamo, replica domani alle 11,
podcast domani mattina, video dovranno essere, credo ci saranno domani mattina. Noi ringraziamo Giuseppe, grazie, alla fine ci siamo fatti prendere dall'ansia per colpa di Francesca, perché me l'ho dimenticato di questa cosa. Quindi noi ci vediamo la settimana prossima, penso solo con Francesco, non ci saremo più dei licenziati di tronco. Proprio. Ma sì, sì, chiudiamo con un pezzo di Giuseppe, sì. Ascolteremo Nelle mie mani, quindi noi salutiamo tutti, la settimana prossima, ciao ciao! 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 Felice di andare poi e poi provato a fare come vuoi e poi un attimo nelle mie mani e poi che giorno è, non lo so, non lo so, provato a fermarlo e poi, e mi allontano sempre di più, e poi, e poi, e indipendenti, questa è la radio che suona a Baiano, Dark Life Man, questo è il jingle, sono